Do subito benvenuta a Simona Benedettini, economista dell'energia. Buon pomeriggio, ben ritrovata sulle fonti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, iniziamo naturalmente con appunto questa discrepanza tra la performance in Europa e negli Stati Uniti. Come mai negli States un rialzo del 9%, in Europa vedo il TTF in calo del 3,6%? Dunque, allora partiamo da due condizioni di mercato molto diverse, nel senso che in Europa, per i motivi che magari affronteremo successivamente, abbiamo assistito ad uno squilibrio lato domanda, ossia un eccesso di domanda rispetto all'offerta di gas naturale. Oggi i prezzi future al TTF stanno riducendosi sostanzialmente per un effetto climatico, vale a dire un inverno un po' più mite di quello che ci si attendeva a inizio stagione, e poi per l'arrivo delle forniture di GNL, vale a dire di gas naturale liquefatto. Negli Stati Uniti la situazione è profondamente diversa: c'è un mercato dove si registra un eccesso di offerta. Questo anche a fronte di consumi probabilmente minori anno su anno e rispetto appunto all'Europa, ma soprattutto diciamo vi è un'offerta abbondante che deriva dal fatto che gli Stati Uniti negli anni scorsi, diversamente dall'Europa e in particolare per l'Italia, dall'Italia hanno avviato numerose attività di esplorazione e di estrazione di gas naturale. Quindi abbiamo due strutture di mercato profondamente diverse. E dunque questa invece la volatilità che stiamo notando in particolar modo qua in Europa, ovviamente molto legata immagino anche alle notizie di cui ne parleremo tra pochissimo, questa diciamo nuova tensione che si è aperta tra Fatih Birol, il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, e in questo caso la Russia. Ovviamente l'accusa l'ha fatta Birol nei confronti della Russia, tra poco ne parleremo, però la volatilità che cosa è dovuta in questo caso? Allora, la volatilità che noi abbiamo osservato e stiamo osservando sui mercati del gas naturale europei è dovuta prevalentemente a un tema di offerta, come stavo dicendo prima, nel senso che con l'arrivo della stagione invernale ci siamo ritrovati ad avere da una parte stoccaggi meno pieni rispetto agli anni precedenti. Questo a fronte di un aumento della domanda di gas naturale dovuta in primis alla ripresa dell'economia post pandemia e successivamente all'arrivo della stagione invernale. A questo occorre anche aggiungere che l'Europa è particolarmente dipendente dalla Russia, quindi per l'importazione di gas naturale, e quindi le tensioni geopolitiche oggi diciamo tra Europa e Russia per via del conflitto tra Russia e Ucraina non hanno giovato, quindi hanno portato ulteriori tensioni, e questo poi ne parleremo tra poco. A questo occorre anche aggiungere un dato strutturale, ossia la ripresa dei consumi dovuta alla ripresa dell'attività economica all'arrivo dell'inverno, si somma anche un aumento di domanda di gas naturale da parte del comparto elettrico, un aumento di questa domanda che è dovuto in particolar modo alla crescente e significativa presenza di fonti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Quindi questo soprattutto nella stagione invernale, quando le condizioni climatiche non sono particolarmente favorevoli alla generazione eolica o fotovoltaica, fa sì che i consumi di energia elettrica non soddisfatti da queste fonti debbano essere soddisfatti da impianti alimentati a gas naturale. E questo diciamo è un fenomeno che sta riguardando appunto tutta Europa. Poi nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una riduzione dei prezzi future al TTF per i motivi che dicevo prima. All'arrivo di gas naturale liquefatto appunto dagli Stati Uniti, e soprattutto un inverno meno rigido di quello che ci si attendeva. Ora però su questo occorre prestare attenzione: noi non possiamo assolutamente pensare di fare affidamento agli import di GNL, questo perché il GNL va dove il prezzo è più alto. Quindi questo che cosa vuol dire? Che le navi che trasportano il GNL
stelle possono cambiare rotta in qualsiasi momento durante la navigazione per portare poi il GNL dove quindi vi è più domanda. Quindi qualora la domanda nei paesi asiatici di gas naturale dovesse crescere, quindi il GNL dovesse dirigersi verso quella parte del mondo, saremo quindi nuovamente di fronte ad una tensione dei prezzi sul gas naturale. Ecco, dunque adesso ne parleremo anche delle difficoltà che causa tutto ciò in termini di prezzo dell'energia in Italia, però prima ecco un accenno per quanto concerne appunto questo conflitto che avevo menzionato per tutti quelli che ci stanno raggiungendo in diretta solo ora. Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia accusa la Russia di aver strozzato, come possiamo vedere anche dal titolo dell'FT del Financial Times, appunto accusa la Russia di aver strozzato le forniture di gas all'Europa in un momento di forti tensioni geopolitiche, lasciando intendere che Mosca ha creato una crisi energetica per fini politici e non soltanto. Secondo l'FT, il turco Fatih Birol, direttore esecutivo appunto dell'IEA, a nome dell'organizzazione da lui guidata, ha lanciato pesanti accuse alla Russia che starebbe trattenendo almeno un terzo del gas che potrebbe inviare in Europa. Crediamo che ci siano forti elementi di tensione nel mercato europeo del gas a causa del comportamento della Russia. Io direi accuse molto molto chiare, senza fraintendimenti tra virgolette. Giusto per capirci, è questo il motivo per quanto concerne questa crisi energetica prevalentemente in Europa, come abbiamo visto insieme qualche istante fa, o meno? No, come spiegavo prima, i motivi sono tutt'altro. Ovviamente la tensione tra Russia e Ucraina non ha giovato ai prezzi del gas, ma è soltanto una causa addizionale che va a innestarsi su un mercato che sta cambiando, in particolare quello elettrico, come dicevo prima, dove stiamo appunto assistendo per effetto delle politiche energetiche, quindi sostanzialmente dell'impegno dell'Europa al raggiungimento di zero emissioni di gas a effetto serra al 2050, quindi per effetto di questo impegno stiamo assistendo ad una forte crescita della generazione elettrica rinnovabile, che quindi fa sì che vi sia bisogno, come dicevo prima, di sempre maggiore capacità di generazione da gas per fare fronte appunto all'intermittenza di queste fonti. Sul caso specifico della diatriba appunto tra Russia ed Europa, la verità sta sempre in mezzo poi tra i due litiganti. La Russia sicuramente fa leva su un potere negoziale molto forte, perché come dicevo prima noi importiamo gran parte dei nostri consumi del gas naturale che consumiamo dalla Russia. Allo stesso tempo però anche la Germania non è appunto da meno rispetto a questa tensione. Voglio ricordare che la Russia, in particolare Gazprom, sta realizzando e ha realizzato gran parte del cosiddetto Nord Stream 2, ossia un ulteriore gasdotto che porta gas naturale dalla Russia all'Europa. La Germania, proprio agli albori del conflitto tra Russia e Ucraina, ha rifiutato l'autorizzazione quindi ad avviare appunto le operazioni di questo gasdotto, sostanzialmente sostenendo, come del resto ha ragione, che la struttura societaria di Gazprom non è compatibile con la struttura societaria che la normativa europea richiede per operare queste infrastrutture. Ora, che cosa sta accadendo? Che è chiaramente una risposta, come possiamo dire, una risposta ad hoc, una risposta quindi dettata dalla crisi con l'Ucraina, perché si sapeva anche prima che la struttura societaria di Gazprom non era compatibile con la normativa europea. A questo poi bisogna aggiungere che non hanno giovato le uscite sia del governo tedesco, De Verdi da una parte, sia del ministro appunto agli affari esteri tedesco, se non vado errata, che appunto ha rincarato la dose dicendo che qualora la Russia non sostanzialmente farà marcia indietro rispetto all'Ucraina, appunto il Nord Stream 2 non vedrà la luce. Quindi diciamo che l'uso geopolitico di questa infrastruttura c'è da entrambe le parti, ma non è questa, ripeto, la principale causa delle tensioni sul prezzo del gas. Le cause sono prettamente di natura strutturale, legata appunto a quelli che sono un po' le policy europee in materia di decarbonizzazione, un po' quella che è il quadro macroeconomico.
No, assolutamente sì, le tensioni geopolitiche sono estremamente interessanti. Tra poco andrei ad agganciarmi al Nord Stream 2, anche perché l'hai menzionato, un progetto estremamente importante. Intanto vorrei parlare di problemi concreti. In questo caso in Italia è uscito il report di Confindustria proprio ieri, che appunto sta evidenziando che il costo per le imprese salirà a 37 miliardi di euro nel 2022 e ovviamente questo causerà dei problemi importanti perché si tratta di un costo ben superiore rispetto agli anni precedenti, stiamo parlando del 2021 e 2020, se vogliamo dire anche 2019 in questo caso. Cosa possono fare gli imprenditori in questa situazione e soprattutto c'è effettivamente rischio di chiusure, in particolar modo per le aziende energivore tipo ceramica, vetro, carta, perché queste sono appunto le aziende che stanno soffrendo di più, cioè possono chiudere per davvero o meno? Assolutamente sì, c'è un rischio concreto perché appunto, come dice la stessa espressione, imprese energivore sono imprese che per operare i propri processi produttivi consumano moltissima energia elettrica e non solo. Ma le imprese diciamo possono fare poco, nel senso che la loro domanda di energia è una domanda rigida, quindi sostanzialmente invariante rispetto al prezzo. L'alternativa che hanno è quella di fermare la produzione, altrimenti produrrebbero appunto in perdita. Quello che tutto il comparto degli energivori si attende è una risposta da parte quindi del governo affinché possano essere messe a terra delle soluzioni per cercare un po' di ecco, mitigare l'impatto delle tensioni sui prezzi rispetto ai costi di queste di queste imprese. Quindi il problema c'è, però ecco, il governo è al lavoro per appunto trovare una soluzione e soprattutto trovare le risorse per cercare di appunto fare fronte a questa situazione che sicuramente è preoccupante, ma soprattutto una situazione che, siccome è dovuta ad effetti strutturali e agli effetti strutturali che dicevo prima, in particolar modo legati prevalentemente, ma non solo, alla transizione energetica, quindi si tratta di un fenomeno che è destinato probabilmente a ripetersi. Quindi è sicuramente importante cercare anche di dare una soluzione non solo di urgenza, ma anche appunto di medio-lungo termine affinché insomma, queste imprese energivore possano poi non ritrovarsi dinanzi allo stesso problema. E dunque bisogna affrontare questo problema su scala un po' più ampia, e cioè stiamo parlando su scala europea in questo caso, vale la pena fare uno stoccaggio comune o meno? Allora, sicuramente poter fare uno stoccaggio comune aumenta quello che può essere poi sostanzialmente il potere di mercato per quanto riguarda poi no, il continente europeo in termini di voglio dire, potere negoziale, scusate, appunto in termini di contrattazione e quindi di importazione. Però cioè, dobbiamo anche un attimo guardarci in faccia, cercare anche un attimo di trovare delle soluzioni un po' più di ampio respiro, quindi sicuramente il fatto di essere contrari a produzione domestica di gas naturale, essere contrari alla messa a terra delle infrastrutture che diversificano l'approvvigionamento poi di gas naturale sono sicuramente due atteggiamenti che non premiano. Oltre appunto a questo, lo stoccaggio sicuramente può essere una soluzione, nonché chiaramente poi possa portare a chissà quali cambiamenti, dato che qui è un tema più che di capacità, è un tema sostanzialmente di flussi, quindi cioè di quanto poi è il gas che ci arriva, quindi possiamo avere anche tutta la capacità infrastrutturale, tutta la capacità quindi di pipeline e di stoccaggio del mondo, ma chiaramente se poi rimangono vuoti facciamo ben poco appunto sul prezzo. E qua vorrei agganciarmi appunto anche sul tema geopolitico, che è altrettanto importante, giusto per capire tutto ciò che accade con il prezzo del gas, potrebbe favorire in qualche modo l'ok da parte della Germania al Nord Stream 2? Ma
A oggi, diciamo, devo dire che questo non ha dato una spinta in questa direzione, perché appunto ricordo che la Germania, che peraltro è il paese europeo che forse ha messo peggio da questo punto di vista, perché ha deciso da una parte di chiudere il nucleare, dall'altra di impegnarsi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 65% al 2030, quindi non vuole neanche il gas naturale nella tassonomia europea sugli investimenti verdi. Però poi non vuole neanche mettere a terra l'infrastruttura per diversificare l'approvvigionamento. Quindi mi sembra che in Germania la confusione sotto il cielo, per citare appunto qualcuno più famoso di me, sia appunto abbastanza importante, e quindi non mi sembra che il segnale di prezzo stia dando alla Germania appunto le indicazioni sperate. Allora, prima di lasciarci, vorrei fare il punto rapidamente anche sulla questione tassonomia, estremamente interessante. Per farla breve, ne abbiamo parlato più volte naturalmente sulle fonti e non soltanto per quanto concerne la proposta della Commissione europea di aggiungere gas e nucleare come fonti green, che effettivamente ha scatenato tantissime proteste da diversi paesi all'interno dell'Eurozona, se vogliamo dire anche dell'Unione europea. E dunque, una domanda molto semplice. La proposta ufficiale verrà presentata, credo, nel primo trimestre. Ci saranno dentro nucleare e gas a questo punto o meno? Ma il punto non è tanto se ci saranno, ma quanto come ci saranno, nel senso che la presenza del nucleare all'interno della tassonomia, allora intanto occorre diciamo, un chiarimento. Allora, il fatto che siano incluse delle tecnologie nella tassonomia non obbliga in alcun modo alcuno Stato membro a investire in quelle tecnologie. La presenza di quelle tecnologie fa semplicemente sì che le medesime possano essere qualificate come sostenibili, quindi sostanzialmente tecnologie che cercano di mitigare, abili, capaci di mitigare il cambiamento climatico, e che quindi in quanto tali possono accedere a fonti di finanziamento green agevolate. Quindi intanto c'è da chiarire questo. Poi c'è il tema di come vengono incluse, nel senso che se noi pensiamo al gas naturale, che è una fonte essenziale per affrontare il processo di transizione energetica, i criteri che oggi stanno dentro la tassonomia per qualificare come green il gas naturale sono talmente stringenti per cui sostanzialmente la totalità del parco di generazione elettrica a gas naturale di tutti i paesi europei non vi rientra. Quindi, per cui anche qui il gas sì, c'è dentro, ma soltanto diciamo con riferimento a centrali a gas altamente performanti, e che quindi per questo debbono poi dotarsi di tecnologie oggi non ancora commercialmente mature. Quindi è questo più che altro il tema, mentre occorrerebbe una riflessione non tanto sul nucleare, che poi è una riflessione sostanzialmente che riguarda la Francia, quanto sul gas naturale, perché le centrali a gas hanno delle proprietà, hanno delle caratteristiche che le centrali nucleari non hanno, e che sono essenziali per sostanzialmente promuovere poi anche la generazione da fonti rinnovabili. Quindi il gas naturale, le centrali a gas sono più che mai, e più del nucleare, essenziali per promuovere la transizione energetica. Allora, ultimissima domanda che per quanto riguarda appunto in particolar modo il nucleare, perché se effettivamente entrasse nella tassonomia, che non lo si sa ancora, quanto è possibile avere un nuovo referendum in Italia per quanto concerne le centrali nucleari e soprattutto in questo caso stiamo vedendo una disponibilità sotto questo punto di vista sia dal ministro Cingolani ma soprattutto dalla Lega dopo diciamo dichiarazioni molto forti di Salvini, Ma cioè dunque, pro-nucleare per essere certo, chiari. sì. Allora, fare un referendum non costa niente, occorre raccogliere delle firme e superare appunto un quorum. Il vero tema è se abbia senso promuovere questo referendum, e quindi se abbia più o meno senso promuovere il nucleare in Italia. Allora, noi ancora da anni, voglio dire, stiamo cercando di trovare appunto una soluzione allo smaltimento appunto dei rifiuti legati alle precedenti centrali nucleari, e ancora non l'abbiamo trovata appunto primo, quindi diciamo
Mi sembra che sia abbastanza velleitario pensare addirittura a nuove centrali. Due, voglio ricordare che costruire una centrale nucleare richiede anni, quindi anche qualora, diciamo, fosse costruita, potrebbe entrare in funzione veramente tra moltissimi anni. Spesso, appunto, parliamo di impianti che nella fase di costruzione, come dimostrano le esperienze poi appunto anche francesi e inglesi, appunto subiscono numerosi ritardi e quindi soprattutto poi anche costi aggiuntivi. In alcuni paesi dove sono state realizzate nuove centrali nucleari, queste centrali appunto stanno in piedi soltanto con sussidi, cioè sostanzialmente lo Stato si è impegnato a ritirare, a comprare l'energia prodotta da queste centrali ad un prezzo prefissato, quindi spesso al di sopra del prezzo di mercato. Poi voglio dire, noi qui impieghiamo 4-5 anni per autorizzare appunto un impianto rinnovabile, per cui figuriamoci appunto dove vogliamo andare nel cercare di realizzare appunto un impianto nucleare. Mi sembra assolutamente demagogico parlare oggi di nucleare in Italia, E quantomeno. dunque non è un'opzione fattibile, è quello che Ma dobbiamo non è, comprendere. diciamo, un'opzione, più che altro, ecco, chi invoca il nucleare come soluzione agli attuali prezzi di mercato deve avere bene in mente che parliamo di due orizzonti temporali completamente diversi. Grazie mille a Simona Benedettini, economista dell'energia, grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione. Intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.